Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Sì, no, dai, come no, ragazze belle, buon lunedì, mezzogiorno e mezzo. Sono avanti a quello che immaginavo, pensavo di non riuscire, perché devo tagliarmi ancora un pezzettino d'erba che non sono riuscita perché ieri la batteria è finita e dopo veniva buio, ora che si caricava non sarebbe mai stata pronta la batteria e dunque dovrei farlo, però alle 3:30 devo andare con la mamma che deve andare in un ufficio e stasera in farmacia. Comunque vabbè, abbiamo fatto tutto. Iniziamo con la spesa, poi vi faccio vedere gli sconti e tutte le cosine. Ho speso, speso, speso 177, 107, no, 171 perché poi dopo mi ha fatto il coso della moneta. 171 e qualcosa, perché io quando tutte le monetine cosa faccio? E là c'è la macchinetta che te le conteggia e ti dà lo scontrino che quando fai la spesa te li scalano, perché sennò tutti quei centesimi, 5 centesimi, guardate qua. Certo che non si può dire che io faccio i video tutta tirata, eh. Porco cane Cristina, sei tremenda Cristina, tremenda Cristina. Vabbè. Eccoci qua, contenta anche di sto fine settimana, Matteo mi ha aiutato un sacco, poi vi racconto. Allora, iniziamo con le cose che mi devo far vedere, eh? Poi vi racconto, tanto che metto via, sapete che vi racconto tutte le cosine, come vanno, come è andata la scuola, l'inizio della scuola. Come sembra che l'ha presa. Vi racconto, tiro fuori solo la roba. Eccoci qua. Allora, c'erano i bollini del 20%, quelli che metti te sui prodotti che vuoi te. Logicamente ho cercato di fare quelli più costosi, però non sempre, per esempio, avevo messo sul salmone, non me l'ha acchiappato, non li ha voluti. Quelli sul salmone ha detto, no, bella, il salmone lo paghi, vuoi mangiare il salmone lo paghi. Bella. Ecco, allora iniziamo subito dal minestrone così lo metto via. Mi è venuta la voglia di mangiare minestrone, infatti ho detto lo faccio, magari non lo mangio la sera, lo mangio proprio a pranzo, però come l'altro giorno che faceva freddo, cavoli, l'avrei mangiato volentieri perché adesso siamo in quelle giornate che alla mattina e alla sera fa freddo, di giorno viene quel caldo, ieri c'erano 33 gradi, ieri mattina ce n'erano 12, stamattina ce n'erano 13, vediamo oggi però è tutto nuvoloso. E dunque non si sa bene, no, né come vestirsi e soprattutto ti viene voglia di quelle cosine un po' caldine, no? E mi ho voglia di minestra, però sapete che faccio il digiuno, posso, cioè non è che ho un blocco che non posso mangiare come voglio, però magari lo faccio a pranzo, vediamo, o una sera che vengo dalla farmacia. Poi ho preso le cosce di pollo, che erano i fusi di pollo che erano in offerta a 6,66. Non l'ho messo perché era già in offerta, dunque le cose in offerta non te lo prende il 20%. Poi mi sono presa, che le ho viste, le ossa, perché voglio farmi il brodo. Perché un'altra cosa che fa molto molto bene è farsi il brodo e berlo di ossa solo deve essere. E allora le ho prese, che è difficile trovarle. Va benissimo, poi se rimane un po' di ciccina mi mangio anche la ciccina perché ho visto che c'è anche un po' di ciccetta, non solo ossa, ma lo faccio solo così, si fa bollire il tempo che serve, devo chiedere alla mamma quanto farlo bollire, tanto oggi la vedo, e senza aggiungere né sale né niente, poi al massimo il sale lo metto dopo quando l'ho sgrassato, che tiro via quella parte sopra che viene fuori, poi gli metto dentro magari un po' di basilico, l'alloro, il rosmarino, sapete quelle cose lì, magari metto dentro una cipolla per dare anche un po' di gusto e sarà buono, e quello lì me lo bevo quando poi ho finito il digiuno, mi bevo un po' di quello perché fa molto bene. Poi mi sono presa la papaya, ne ho prese due, dato che ho visto che una era un po' indietro e le ho prese tutte e due. Tonno, e questo qua me l'ha acchiappato il 20% e dunque è andata bene perché il tonno in vetro costa caro. Però anche lì si hanno lì le cose in vetro fanno molto molto meno male delle cose in plastica perché la plastica rilascia delle cose e come la scatoletta, anche la scatoletta rilascia delle cose che col vetro non succede e ne ho prese due. Il
Il grana, anche qua ci ha messo il 20% e ci è passato. Calcolate che costa 10 euro, va benissimo. Il salmone no, non me l'ha passato, ne ho presi due ma non me li ha passati. Gli hamburger invece, quelli di scottona, me li ha passati. Che anche questo, non mi ricordo più quanto costavano, ma erano carucci anche questi, che li facciamo sicuramente un giorno, se è salmone. Adesso vediamo. E poi l'insalata, perché oggi faccio, cioè le fettine di pollo e voglio farle tipo scaloppina e le faccio con l'insalata e ho ancora un po' di pomodorini. E boh. Allora, metto via queste cose, queste le lascio fuori perché se riesco lo voglio già fare stasera il brodo, vediamo un po'. Magari quando torno dalla farmacia, se riesco lo metto su. Allora, vabbè, Matteo ha iniziato la scuola. Sembra che sia contento. Lo vedo più maturo rispetto all'anno scorso. Già dall'inizio mi sembra più maturo, più responsabile. Però vediamo poi durante l'anno, ragazze, perché è solo l'inizio, no? E questa settimana ancora non fanno il pomeriggio, vanno solo alla mattina e vediamo poi dalla prossima settimana se gli dicono se fanno il pomeriggio. Ma io penso che fino alla fine del mese fanno soltanto la mattina. E dunque arriva a casa, lui finisce all'1:15, arriva a casa alle 2:15. Dunque c'è dei giorni che io e lui proprio non ci vediamo. Andiamo avanti, poi vado avanti dopo a raccontarvi la sabbia. Perché ce ne ho pochissima, gliela aggiungo stasera. Poi c'era l'uva in offerta, la cassettina, allora l'ho presa. Mi sembra anche bella. Dopo però perché io la tiro fuori sempre dalla sua cassetta, la controllo così se c'è magari qualche acino che è già andato, lo tiro via, perché sennò si rovina tutta subito. Aspettate che tiro ancora fuori un po' di roba. Questi che se si rovinano. Metterlo anche sulla Monster, che quella è un'altra cosa che alla fine costa un sacco di soldi anche la Monster, più di 3 euro secondo me costa. Non ho mai guardato bene, però vabbè. Allora, io ho preso, vabbè, la sabbia ve l'ho fatta vedere, la sposto già. L'uva invece la lascio lì perché dopo la sistemo. Allora, per il bagno ho preso quello che mi piace tantissimo, ragazzi, ma proprio tantissimo. Se vi capita, prendetelo perché è veramente buono. Anche quello alla violetta è buono e gli ho messo il 20. Poi gli ho preso il pane per il maki, quello che usa la mattina insieme che si fa l'uovo e il bacon, quindi la panchetta. Poi gli ho preso due, sai che buono, erano due, cioè lui mi ha detto il pollo, però io vabbè, io l'ho preso tutti e due perché sono diversi, non so che cosa cambia. Boh. Se li mangia magari o il giovedì o come stasera quando è a casa da solo che io sono in farmacia. Allora, io ne ho presi due così può assaggiare e mi dirà qual è il più buono. Poi ho preso quattro mele di queste qua rosse, le Pink Lady. Poi ho preso le uova, gliene ho prese sei perché non so, magari poi me le danno in farmacia. Sacchettini per l'immondizia qua per il mio bidoncino non ce n'erano più, mi servivano e ho preso questi che sono 42 per 44. Adesso lo apro già per vedere se non è troppo grosso. Io qua mi servono piccolini che sono quelli che uso anche per i bidoncini del bagno, no? Però erano finiti e non ne avevo proprio più e ho detto vabbè, prendili, meglio grandi che niente, no? Io dico, ma perché gli mettono questa plastica così scomoda? Ma mettetegli un laccetto solo, no? Che li lega e boom. Tutta sta roba appiccicosa che poi il primo sacchetto si rompe tutto. Che nervoso, voglio aprirne per vedere uno. Vabbè. Diamone uno un po'. Vabbè, fa niente. Ve lo faccio andare bene. È un po' grandino, perché è per il cestino lì, però va bene.
questo è un po' rotto, lo giro e va bene così. Poi ho preso 3 sacchettini di quelli, perché ho preso per la frutta, poi ho preso meno di quello che immaginavo, però li ho tenuti, tanto io li uso per l'immondizia, quelli lì. Quelli sono comodissimi quando faccio l'umido, quelle cose lì. Poi ho preso 5 pesche noci, non ho preso tanta frutta perché non c'era niente di abbastanza bello tranne l'uva, e allora non l'ho presa. Poi ho preso il petto di pollo al forno e la fesa di tacchino, perché come per esempio c'è dei giorni che magari lo finisco alle 10:30 al digiuno la mattina, e allora cosa faccio? Mi faccio una fetta di pane con questo, che va benissimo. Poi ho preso il burro, stavolta ho preso quello chiarificato, era già da un po' che lo volevo prendere, però non lo trovavo mai, non c'era mai, stavolta l'ho trovato. Questo qua va benissimo anche per il mati, fa meno male rispetto al burro normale, e vediamo, dovrebbe mantenere la temperatura e bene. Poi gli ho preso le Monster, che lo sapete che le usa quando va in palestra, gliene ho prese 4, così magari la prossima settimana non devo neanche prendere. E boom, e i quaderni, altri 2 quadernoni di questi qua che costano un capitale, però gli ho messo il 20 e me l'ha accettato. Infatti ne ho ancora una scheda, la prossima settimana farò la stessa cosa, perché mi ha detto che sicuramente ora della fine gliene serviranno 6. Adesso ne ha 3, più questi 2 fa 5. Sì, mi sembra che ne ha 3. Mi sembra che ne ha 3. Uno a quadretti e 2 a righe. Adesso con questo qua gli ho preso un altro a righe e uno a quadretti. Sono 2 a righe e 3. Ne ha 5 in tutto. Vediamo, adesso gli ho detto, vediamo ora della fine della settimana, lunedì prossimo, se ne servono. E questo è quello che riguarda la scuola. Io ho lavorato benissimo questa settimana. Da questa settimana inizio proprio a lavorare in tutti i posti normale. Basta, adesso come è da sta settimana e sarà sempre così fino a giugno, perché è l'inizio della maestra, cioè vado proprio in tutti i posti. Stamattina sono andata anche dalla Chiara. Adesso li ho disposti tutti, per esempio questa settimana lavoro tutta la settimana sia al mattino che al pomeriggio, però ci saranno delle settimane che magari avrò o una mattina libera o un pomeriggio libero, che mi va bene per quando c'è da fare commissioni, visite, sapete, tutte le cose che c'è sempre da fare in una casa che non sempre riesce a fare, no? Ecco, e basta, mettiamo via questi sacchettini. D'altro, questo fine settimana adesso vi racconto cosa ho fatto. Allora, due settimane fa, se vi ricordate, avevamo fatto il tombino qua davanti nella piazza perché si era allagato tutto. Ecco, questo fine settimana abbiamo fatto le griglie del garage. Matteo è stato fantastico, veramente, è stato proprio bravo, perché sono pesantissime, perché calcolate che le griglie occupano la larghezza dell'entrata dei due garage. Dunque sono 4 griglie veramente pesanti, ragazze, perché sono veramente pesanti. Poi, stando bloccate, perché giustamente non è che uno ogni settimana va a tirare sulla griglia, ecco, e cosa succede? Si incastrano, si riempiono di terra. 4 sacchi neri di roba abbiamo tirato su, c'era dentro di tutto, c'era dentro plastica, perché col vento vola tutto, poi sulla strada così è una cosa micidiale. Abbiamo fatto proprio un lavoro ottimo. Poi ho tagliato l'erba e mi è mancato questi 10 minuti di batteria. Infatti adesso, finito il video, tanto Matteo fino all'1:30 non arriva. Oggi facciamo le fettine di pollo, dunque le faccio proprio al momento, perché quella è un attimo, e vado subito a tagliare l'erba, così almeno dopo non ci penso più, se no sono lì col pensiero e mi girano, no? Ecco. E d'altro che vedevo di... ho fatto tutte bene le pulizie sto fine settimana. Ho fatto tutto sopra gli armadi, ho passato le ragnatele tutte sui muri col Swiffer. Infatti ho fatto proprio un bel lavoro. Sono stata contenta anche sto fine settimana. Così adesso mi rimarrebbe da fare i vetri e li faccio prima di Natale. Oh, è veramente bella, ragazzi. Sapete che non c'è neanche... ma proprio zero, ho scelto la cosa giusta, non c'è neanche un acino marcio, forse questo,
No, niente, perfetta, bellissima, bene, posso lasciarla nella cassettina. Sapete che io sono tutta precisina, ecco. Adesso svuoto l'ultima borsa. Comunque vi stavo dicendo, sono stata contenta. Ah, poi adesso vi dico anche del peso. Allora, oggi per Mati, io ieri e oggi il Mati era un mese che segue proprio precisissimo la dieta, sta attento, cioè dopo un certo orario la sera non mangia più niente, non sgranocchia niente, neanche lui. E Matteo ha perso 6 kg dal 16 e io invece dal giorno di Ferragosto facendo sto digiuno ho perso 3,5 kg ragazze, ma non è neanche tanto il peso, la come mi sento, i capelli sono più puliti, l'energia che ho, già io sono una energica, adesso cioè veramente sono molto più energica ancora di quello che ero. E dunque sono contenta. Allora, finiamo l'ultima borsa così poi metto via e vado fuori a tagliarmi l'erba. Allora, ho preso i biscottini, ne ho prese 5 confezioni perché sapete che qua c'è anche la nevotta da dargli da mangiare e dunque sia i croccantini che i biscottini glieli do fuori anche a lei perché per me lei è uguale a loro, solo che non li posso fare stare insieme per questo problema di pallina e lei che bisticciano, se no per me sarebbe a casa mia anche lei. Allora, mangio. Pesce e formaggio, formaggio, pesce e tacchino. Ho preso di nuovo questi perché gli altri non li mangiano. Non li mangiano, quelli là li hanno lasciati lì. E dunque mi è venuto un nervoso e ho detto allora riprendo gli altri. Che questi qua dovrebbero essere i gusti che gli piacciono di più. Poi ho preso il salmone, avevo preso un altro tipo di croccantini, non sono riuscita a fargli mangiare né a loro né a lei e dunque vuol dire che proprio non sono buoni. Poi per questa settimana ho preso questi ravioli, mortadella, vabbè, la Bologna e parmigiano reggiano, che questi li faremo al burro. Poi ho preso i biscotti, mi sono presa questi stavolta che sono i più buoni in assoluto di tutti. Questi sono quelli che mi piacciono di più. Poi mi sono presa i sì e no. Volevo prendere quelli ai legumi, ma non ce n'erano più. Sapete il sacchetto verde? Erano finiti. Poi un altro pane per Matteo perché una confezione ho visto che non gli è bastata questa settimana. Allora ne ho prese due. E stavolta gliene ho presa una del Mulino Bianco e una del Carrefour, così vediamo cosa dice. Se gli piace, prendo sempre quello lì che costa meno. Lo yogurt greco, quello sempre della Carrefour, che è buonissimo. Il caffè che avevo sempre il buono, adesso vediamo, questa settimana ne ho bevuti 34, va benissimo. Però calcolate che è venuta anche la Fabiana un giorno, 33 ne ho bevuti. Matteo non ne ha bevuto neanche uno. Adesso vediamo sta settimana, perché ne ho ancora uno di quello vecchio, dunque ne ho 31. Poi le banane per il Mati, due di ammoniaca che mi servono in farmacia, queste qua. Il sugo, ho preso questo qua, buonissimo, che era in offerta a 1 euro qualcosa, cacio e pepe, che al Mati piace tantissimo e piace anche a me. Poi ho preso due di mirtilli e uno di lampone che lasciamo lì. Il bacon per Matteo ne ho preso questo che è il più buono in assoluto, è quello che secondo lui è il più buono di tutti. E ne ho prese due confezioni, dovrebbero bastare perché ci sono dentro 2, 4, 6 fette, dunque 12, 14 fette perché sono 7, 7, sì, 3, 6, sì, 3, 6, 7. Perfetto perché ne usa due. E poi ragazzi, perché insomma io la sto facendo questo digiuno intermittente, però non è che non mi piacciono più i dolci. Ecco, mi sono presa le liquirizie, che prendo queste perché so che a Matteo non piacciono, così non glielo faccio rimanere male perché queste qua lui proprio non piacciono e dunque non sta neanche male se mi vede che le mangio, perché poi se no ti viene quel senso di brutto che dici io mangio e lui no, anche questi a lui non gli piacciono, è bellissimo, che sono integrali, a lui la roba integrale non gli piace. Oh, questi qua li ho presi lunedì, li ho finiti, ce ne sono dentro ancora 4 o 5, dunque non è che non si mangia, quando si è digiuno si mangia, solo che devi rispettare degli orari ed è quello che mi serviva a me.
perché io non rispettavo gli orari. Adesso i lamponi e questi li tiriamo fuori. Ecco. Casino, che c'ho sempre queste credenze. Allora, questo via, le caramelline le mettiamo là dentro, questi via, sugo anche e basta, ragazzi. Tanto cosa vi devo dire? Niente, sono contenta se Matteo andrà avanti, l'ho deciso, mi sembra carico, speriamo. Ah, totale, ve l'ho detto, 171, ci hanno dato dei buoni, vediamoli un po', ragazze, cos'è che questo qua non mi interessa. Oh, mi ha dato di nuovo il caffè. Però devo leggere su quale. Che brutto venir vecchia, eh? Da 30, su una confezione da 30, tra questi tre gusti, c'è quello azzurro, benissimo. Questo no. Questi non li mangiano, non li mangiano, se no li prendevo, non li mangiano. Boh, poi cosa c'era? Lo scontrino dopo lo devo contare, che devo segnare tutto, questo lo metto via. Ci sono i bollini nuovi per le bambine, no? Perché io sono una bambina, ci sono loro i personaggi. A me mi piace lui. E poi pensavo di prendere magari un astuccio, quell'astuccio. Sono 6 bollini e 3 euro. Se gli piace al Mati glielo prendo. C'è anche il porta PC. È uno zainetto. Adesso vediamo se il Mati gli piace più che altro l'astuccio, magari gli piace e se vuole un personaggio, ma mi risponderà che non è più un bambino. Allora, io ho preso due tessere e mi hanno già dato, ho già sufficienza perché ne ho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, perché una signora non li ha voluti, allora me li hanno dati a me. Poi facciamo vedere al Mati se gli piace. E basta, ragazze, metto via queste cose, vi voglio un sacco di bene, 22 minuti di chiacchiere, vi voglio un sacco di bene. E mercoledì c'è la live perché il corso è giovedì, dunque, perfetto.